L'Università di Siena, studio internazionale sul ruolo della genetica nella predisposizione alla Covid, inquinamento, età, ormoni e zuccheri tra gli osservati speciali. Il piano fase 3 di Vittorio Colao parla di scienza, ricerca e ambiente, forse un libro dei sogni, ma quando i sogni sono ricorrenti vale la pena approfondire. Alimentazione, massa corporea, Luca Parmitano, studiato mentre era sulla stazione spaziale, test importanti per dieta e cure di pazienti ospedalieri gravi. Buongiorno, buongiorno dal telegiornale delle scienze e dell'ambiente. Tutti ci abbiamo pensato in questi mesi, perché qualcuno è più vulnerabile alla Covid e altri lo sono meno. Che cosa fa la differenza? Uno studio internazionale a guida italiana indaga sul ruolo della genetica nella malattia. Cinzia Diciani. Il virus che circola in questo momento è funzionalmente identico, quindi le cause della variabilità clinica stanno nel genoma dell'ospite. Parte da qui GenCovid, il primo studio internazionale che cerca nel corredo genetico individuale la risposta al mistero delle differenti reazioni alla malattia. Mentre molti sono morti, altri hanno superato il ricovero o addirittura non hanno avuto sintomi. Impegnati da 25 anni nella diagnosi di malattie rare, i ricercatori del laboratorio di genetica medica dell'ospedale di Siena hanno scomposto la malattia Covid nei diversi organi colpiti, polmone, cuore, fegato, reni, e hanno analizzato il DNA cercando eventuali mutazioni. In ognuno dei 130 malati esaminati trovati in media 3 geni mutati che sembravano influire sulla suscettibilità al virus. Un lavoro enorme eseguito grazie all'intelligenza artificiale. Così sono stati individuati diversi fattori importanti, ad esempio se il recettore ACE2 è la porta di entrata al virus nella cellula, i soggetti che hanno questo gene alterato sono più fortunati perché il virus non riesce a entrare. Prima ancora di attaccarsi ad ACE2, il virus si attacca agli zuccheri di superficie della cellula. Gli zuccheri di superficie non sono ancora sviluppati nei bambini, e questo è uno dei principali motivi per cui i bambini sono tendenzialmente più immuni. Non conta molto l'età, mentre l'inquinamento ambientale è un fattore di rischio perché danneggia i geni addetti alla riparazione del DNA e peggiora le forme respiratorie acute della malattia. Sorprende invece che non sempre i tumori rappresentino un fattore di rischio. Per esempio, tumori della prostata che vengono trattati con estrogeni rendono l'individuo meno suscettibile alle complicanze della malattia. Quindi il quadro è complesso e indubbiamente età, sesso, quindi genere maschile, che notoriamente in medicina rappresenta il sesso debole per tutta una serie di condizioni ormonali e molecolari, concorrono appunto a determinare il quadro clinico di quello specifico individuo. Troppe macchine nei parcheggi dei principali ospedali di Wuhan. Già in autunno il coronavirus potrebbe essersi diffuso mesi prima che le autorità cinesi riconoscessero la malattia, forse già da agosto. Lo dice, dopo aver analizzato le immagini dei satelliti, uno studio della Harvard Medical School e della Boston University, finito sulle pagine del Guardian. La ricerca, ancora in fase di revisione, registra anche le tantissime ricerche internet degli abitanti dell'area di Wuhan, con parole chiave come tosse e diarrea, e accadeva già 3 settimane prima del picco dei casi di Covid-19. Fase 3 e piano di Vittorio Colao, non si sa come andrà a finire, scelte tecniche, politiche, libri dei sogni, vale un po' tutto, ma nei 6 grandi obiettivi scienze e ambiente ci sono e come.
Alessia Mari. Un elenco da sogno per un paese che si rialza dopo la batosta Covid. Il piano Colao prende l'Italia, come si è dimostrata durante l'emergenza, per lanciarla in un futuro di buoni propositi, con ambiente, ricerca e digitalizzazione come fattori di sviluppo. L'idea è approfittare della dimestichezza che abbiamo acquisito con computer e web per trasformarci in un paese più informatizzato, noi tra gli ultimi in Europa per competenze digitali. L'espansione indispensabile di fibra ottica e 5G dovrà fare i conti con le aree non coperte nemmeno dal segnale ordinario. Anche la telemedicina dovrà diventare la regola e i sistemi informatici dovranno allertarci su future pandemie. Partiamo però da un sistema sanitario con eccellenze digitali, ma in cui durante l'emergenza sono andate perse perfino le email dei pazienti Covid ai medici di base. Poi una sfida alla scienza: per la task force la ricerca universitaria va svecchiata. Gli scienziati devono uscire dal chiuso delle aule di dottorato, scelte va detto dall'1,8% degli studenti, la media europea è il doppio. Gli atenei dovranno specializzarsi in settori più concreti, collaborare con i privati, diventare poli di innovazione scientifica competitivi sul mercato. Il tutto in un paese che investe in ricerca meno del 4% del PIL, fatto di ottime realtà accademiche, ma anche di infrastrutture carenti e ricercatori spesso mal pagati. Poi c'è l'ambiente, con investimenti definiti necessari contro il dissesto idrogeologico che grava sul 90% del territorio. Una tutela di aree verdi e paesaggio che cozza con la necessità, secondo la task force, di riscrivere il codice degli appalti, situazione che potrebbe aprire a deroghe edilizie. Previsti poi incentivi ad auto elettriche condivise e sostegni alle energie rinnovabili. Nel sogno, pale eoliche e pannelli fotovoltaici arriveranno in ogni singola abitazione. Luca Parmitano, primo tra gli astronauti italiani a comandare la stazione